ogni illecita, ma non però sarò per cosa alcuna reso soggetto. Le vivande sono per il ventre, ed il ventre per le vivande, e il Dio distruggerà e quello e queste. Ma il corpo non è per la fornicazione, anzi per lo Signore, e il Signore per lo corpo. Ora Dio, come egli ha risuscitato il Signore, così ancora risusciterà noi per la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torno io dunque le membra di Cristo e le farò membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si congiunge con una meretrice è uno stesso corpo con essa? Perché i due, dice il Signore, diverranno una stessa carne. Ma chi è congiunto col Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi fornica pecca contro al suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non siete a voi stessi, poiché siete stati comperati con prezzo. Glorificate dunque Dio col vostro corpo e col vostro spirito, i quali sono da Dio. Amen. Signore, ti ringraziamo ancora per la parola che tu hai voluto porci innanzi, quale lume al nostro piede, luce sul nostro sentiero. Per questo vogliamo insieme camminare di pari passo, sapendo che alla fine della meta vi è davanti a noi una porta aperta che mai e poi mai nessuno potrà chiudere. Vogliamo ringraziarti, grazie, Padre, poiché tu che sei la porta d'entrata certamente compirai l'opera tua in noi, che copri ciascuno di noi col tuo sangue, ripulendo la nostra mente dai pensieri che non sono, Signore, secondo il tuo volere, ma che possiamo avere dei pensieri veramente nuovi, stabiliti e suggellati nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Ed a te che ci affidiamo in questa sera, perché vogliamo accostarci con onore e con timore, riconoscendo che tu solo sei giusto e tre volte santo. Amen. E che noi vogliamo assomigliarti, imparando da te le dovute attitudini, il dovuto comportamento verso quelli di dentro, quindi verso quelli di casa nostra, e verso quelli di fuori, a te. Per questo ci affidiamo. Amen. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Stasera vogliamo ringraziare il Signore per averci concesso la gioia e il privilegio spirituale di essere qui raccolti in questo luogo, dove grazie a Dio per molti anni Dio ha mantenuto fedele un uomo che gli è stato ubbidiente e sottomesso in tutta la sua volontà. Amen. E io spero che oltre all'esempio che noi abbiamo riconosciuto in Cristo, che è l'esempio perfetto della Chiesa, quindi in Lui non ci sono imperfezioni, non ci sono fallibilità, non ci sono miserie, non ci sono debolezze, ma oltre a questo esempio perfetto nella Chiesa, il Signore ci ha dati molti altri esempi che sono stati per noi di grande aiuto,
e di molto incoraggiamento. E non possiamo ciò escludere dalla nostra mente né dai nostri cuori, ma anzi dobbiamo riconoscere che ciò è proceduto dal Signore, l'Iddio nostro. Come vi sentite stasera? Io non lo so, però Dio lo sa. Come vi sentite, quello che pensate, fratelli, Dio ci conosce di dentro e di fuori, ed Egli sa che tutto ciò che cerchiamo e quindi ci sforziamo di far comprendere ai figlioli di Dio, lo facciamo per un solo scopo, quello di volergli piacere in ogni cosa. E mentre facciamo questo, spingiamo gli altri perché facciano la medesima cosa. Gloria a Gesù. È il Signore che ci ha per grazia sua scelti per essere il suo popolo. Noi, quale popolo di Dio, lo vogliamo onorare. Durante l'arco dell'anno 2002 abbiamo veduto, come d'altra parte abbiamo pure goduto, le meraviglie di Dio. È vero che l'anno 2002, dal punto di vista della nostra umanità, ci ricorda qualcosa che a volte non vorremmo ricordare, e questo lo dobbiamo dire sinceramente. Perché non vorremmo ricordare? Perché certi ricordi, sempre parliamo dal lato umano, portano una certa tristezza nel nostro cuore. Ma quando invece guardiamo la parte spirituale, allora ciò non reca a noi tristezza, ma allegrezza e letizia di cuore. E buon Gesù, fratello, Dio sia lodato per questo. E noi ringraziamo Dio stasera, perché noi siamo stati chiamati alla stessa vocazione. Dio ci ha posto innanzi lo stesso cammino, e quindi se vogliamo arrivare lì laddove sono giunti i nostri fratelli, laddove essi già godono la presenza di Dio, da dove non torneranno più fra noi per dire: fratelli, lì ho visto le meraviglie di Dio, ma ho sentito un certo, come dire, una certa nostalgia. E sono tornato fra voi. Se noi ci aspettiamo questo, fratelli, potrebbero passare millenni, ma non vedremo mai nessuno scendere dal cielo per dire: in cielo sono diventato nostalgico e allora sono ritornato per vedere se qui c'è qualcosa che mi tenga nella gioia, fratelli. Gloria al Signore. Ho raccontato qualche volta, certo ne abbiamo testimonianze diverse di fratelli che il Signore ha preso con sé, anche se per brevi momenti, appunto per fargli gustare la gioia del regno di Dio, e quando sono tornati nel loro corpo, al contrario, si sono sentiti tristi, amaramente tristi, ed hanno detto: ma perché, Signore, mi hai riportato indietro? Io stavo così tanto bene alla tua presenza, finalmente potevo gustare nel mio cuore la vera, autentica e completa felicità. Grazie a Dio. Grazie, Gesù. Appunto mi ricordavo del suocero di un nostro amato fratello nel Signore, che il Signore, dato la sua infermità, egli passò per brevi momenti dalla morte. Mi capite, clinicamente parlando, tutti l'avevano per morto, è morto, ma in quel momento, nel quale momento tutti l'avevano per morto, in quel momento il Signore lo prese in spirito con sé,
lo portò nei luoghi celesti e quello che egli vide fu straordinariamente meraviglioso. La gioia immensa, la felicità immensa che egli provò oltre alle meraviglie vedute con i suoi occhi era indescrivibile. Ma dopo quei momenti il Signore, dato che la famiglia supplicava il Signore perché glielo restituisse, a volte il Signore esaudisce certe preghiere se sono nella sua volontà, perché voglio ricordarvi che al tempo di Gesù, sapete quante persone sono morte? Ma tante, tantissime durante i suoi 3 anni e circa 6 mesi di ministero terreno. Ma vediamo che egli risuscitò chi? Lazzaro, il figliolo della vedova e il figliolo del capo, la figliola del capo della sinagoga. Sono queste 3 resurrezioni, perché quello era nel piano, era nel volere di Dio. Ma ci sono morti nel frattempo, non li risuscitò tutti. Vogliamo dire grazie al Signore? Grazie. Alleluia, Signore. Così dopo quanti brevi momenti, quello tornò nuovamente indietro perché il Signore lo riportò nuovamente nel suo corpo e quando si riaprì gli occhi, la tristezza che lo pervase fu grande. Ed egli disse ai suoi: ma perché mai il Signore mi ha riportato indietro? Gloria al Signore, Dio sia lodato. E sapete cosa disse in quel momento? No, Signore, io voglio morire per andarmene con te, ma non solo per questi momenti. Gloria a Gesù, ma per tutta l'eternità. Vogliamo ringraziare, grazie, il Signore, fratelli, vogliamo dare gloria a Dio. Non siamo qui davanti a qualche tassa da morto, ma siamo davanti al vivente. Gloria a Gesù che ha preparato un luogo migliore per noi. Non so perché mi sento di dirvi queste cose stasera, sono soltanto un monito di incoraggiamento per noi. Gloria a Gesù. È ovvio, se ci viene a mancare una persona cara, se ci viene a mancare una persona che abbiamo amata, se ci viene a mancare una persona che abbiamo sempre stimata, se ci viene a mancare una persona della quale abbiamo avuto sempre fiducia, se ci viene a mancare una persona che ci ha tanto incoraggiati e stimolati nella fede, se ci viene a mancare una persona che ci è stata vicina con l'amore, l'incoraggiamento e l'affetto, è ovvio che chi ama ne risente. Non è così, fratelli? Ma non possiamo sostare davanti a ciò, perché se no vivremmo sempre da persone afflitte, scontente, insoddisfatte. Ma del Signore dobbiamo essere pienamente soddisfatti e ringraziarlo stasera. Gloria al nome del Signore. Abbiamo letto noi qui nella parola di Dio che il Signore dei nostri corpi ne ha fatto che cosa? Il Tempio dell'Iddio vivente. Alleluia! Al nome del Signore! Non sono corpi che al Signore non servono per dire ma che me ne faccio. No! Il Signore ci ha scelti, ci ha fatti suoi ed ha messo dentro di noi il suo Spirito, appunto perché gli siamo preziosi, appunto perché siamo cari, tanto cari al suo cuore, appunto perché gli ha fatto di noi delle nuove creature, perché eravamo vecchie creature, seppure avevamo 18 anni, chi 16, io ne avevo ancora di meno, ma eravamo delle vecchie creature. Alleluia. Strapazzate, capite? Strapazzate dal potere del peccato e dalle potenze demoniache
che si aggiravano intorno a noi o che addirittura ci possedevano. E a quell'età da giovani già ci sentevamo dei vecchi, perché sopraffatti dal male. Gloria al nome del Signore, ma oggi vedo invece gente che ha una certa età, una certa età. E qui ce n'è, fratelli che hanno una certa età, grazie a Dio, ma vedo in loro che Cristo, il Signore, è presente e si manifesta, gloria al Signore, rinnovando dentro di loro che cosa? Il suo carattere, la sua natura divina, la sua forza e la sua eloquacità. Non siamo ben parlanti, ma quando lo Spirito Santo prende le nostre labbra non siamo più noi, ma è Lui che si esprime attraverso di noi. Vogliamo ringraziarlo. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Grazie, ecco perché l'ha comandato al popolo di Dio, alla Chiesa di Dio, a quelli che fanno parte di questo nuovo regime spirituale, di fuggire la fornicazione. Perché chi fornica commette un oltraggio al proprio corpo, contro al proprio tabernacolo, che è il Tempio dello Spirito Santo. Perché abbiamo letto qui che chi si congiunge con una meretrice diventa una stessa carne con essa, perché è scritto che i due diverranno una stessa carne. Così chi è unito a Cristo per lo Spirito suo diventano una stessa cosa con Cristo Gesù. Vogliamo essere la stessa cosa con Lui, oppure Lui per i fatti suoi e noi per i fatti nostri? Ma Cristo è Cristo, noi siamo noi. E allora che dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci, regolarci? In che maniera dobbiamo saper fare le giuste scelte? Gloria a Gesù. Noi dobbiamo essere e sentirci vincolati a Cristo il Signore. Gloria a Dio, perché Egli nella sua preghiera sacerdotale disse: Padre, fa che costoro che tu mi hai dato, che hai tu scelti, gloria al Signore, che io ho amati e ho vegliato sopra di loro e mi sono curato di loro, siano una stessa cosa con noi, come io e te siamo una stessa cosa. Vogliamo essere una stessa cosa col Signore? Amen. Che differenza c'è ancora tra la nostra unità e la sua unità? Ma il Signore richiede che queste due unità diventino come una stessa unità, identità, personalità. Gloria a Gesù! È noi che dobbiamo rappresentare Gesù Cristo al mondo, perché chi vede noi deve vedere Gesù. Se non vede Gesù, chi deve vedere? Chi può vedere? Chi mai potrà vedere? Gloria al nome di Gesù. Ma se in noi la gente vede Gesù, allora si renderà conto, ascoltate, che il Signore abita nei suoi figli. Grazie Signore. Vogliamo dire grazie al Signore, fratelli? Dio sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Siete contenti di essere nella casa del Signore? Grazie. Alleluia Gesù. Gloria. Gloria a Dio. La sorella Nunzia ha testimoniato che stamattina abbiamo avuto un culto, fratelli. Alleluia. Straboccante di gloria, di potenza, e
lo Spirito Santo ci ha veramente ricreati. Alleluia. Il cuore e l'anima. Grazie, e certo, quando lo Spirito rivela la parola, il popolo che la riceve deve saper collaborare, deve saper rispondere, deve saper partecipare alla parola di Dio. Capite, fratelli? Se noi ascoltiamo la parola di Dio come se fossimo dentro l'urnia di uno dei santi della Chiesa Cattolica, lì stiamo e lì restiamo, lì stiamo e lì restiamo. E guai a chi si muove. No, fratelli, quando riceviamo la parola dentro di noi deve sentirsi lo Spirito del Signore, e se sente lo Spirito del Signore, non penso che per spiccicare la bocca ci vorrà, fratelli, che cosa? Altro che la tenaglia. Ma quando tu sai riconoscere la parola di Dio e lo ringrazi di cuore, allora questo ti allieterà l'anima. Grazie, Padre. E ti sentirai nella presenza di Dio. Grazie, gloria al nome di Gesù. Amen. Alleluia. Il fatto che ti deve riempire di Lui, della sua immagine, dei suoi pensieri, della sua volontà. E allora sì, che quando riceverai la parola di Dio vi sarà una piena partecipazione. Perché il Signore non ci ha chiamati per essere spettatori. È come quando la gente va al teatro, non è così? Si siede ed è lì che aspetta che quelli che debbono fare la parte, cioè sarebbero i commedianti, facciano la loro parte e noi siamo lì ad assistere. Magari alla fine della loro parte teatrale, allora batteremo le mani, bum 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 bum. Ma la Scrittura dice che noi non siamo spettatori, ma dice che oltre ad essere spettatori, nel senso che abbiamo veduto le opere di Dio, siamo pure collaboratori. Amen. E come collaboratori non stiamo lì così impalati come se fossimo delle statue cimentate sopra i nostri banchi, ma siamo lì per dare gloria a Gesù. Amen. Vogliamo dare gloria a Gesù. Grazie, Gesù. Gloria al tuo nome. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Vogliamo dare gloria a Gesù. Gloria. E allora diamo gloria a Gesù. Gloria. Se diciamo amen e non diamo gloria a Gesù, non lo abbiamo dato. Amen. Gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore. Lo ringraziamo stasera. Perciò la parola di Dio viene a noi per indicarci la via che dobbiamo percorrere insieme, la conosciamo tutti, è la via della santificazione, vero fratello? Fuggire dalla fornicazione significa pure fuggire dal mondo con tutti i suoi piaceri, perché oramai noi abbiamo un solo grande piacere. Perché non lo dobbiamo dire? Qualcuno forse dirà, ma io ce l'ho più di uno veramente. Noi ne abbiamo uno solo, quello di voler piacere a Dio. Amen. In ogni cosa, non solo in una parte della sua volontà, ma in tutta la sua volontà. Quando ci arriveremo? E se non ci cominciamo ora, se così possiamo dire, non ci arriveremo mai. Gloria a Gesù, perché abbiamo sempre letto che è santo si santifica di più. Vogliamo dire grazie al Signore e cominciare questo nuovo anno con questo espresso desiderio di percorrere questa via, la via della santificazione. Perché Dio non vuole trovare in noi doppiezza d'animo, no, non doppiezza di spirito. Non vogliamo mostrare col volto una cosa mentre dentro ne fomentiamo un'altra, perché in questo saremmo giudicati dal Signore, perché il Signore ci vuole vedere
sapere, sentire nella piena sincerità. Amen. E quando abbiamo qualcosa da chiarire col fratello, non perdiamoci tempo, facciamolo prestamente, perché il Signore ci ha insegnato di chiedere perdono quando sappiamo di avere sbagliato, e con uno spirito di umiltà, perché se prevale l'orgoglio, è ovvio, tu non ti presenterai mai al tuo prossimo, sia della famiglia, della chiesa o del mondo, per dire: sai, io ho riconosciuto che in questa parte nei tuoi confronti ho sbagliato. Voi sapete cosa disse Pietro al Signore? Disse: Signore, perdonerò io 7 volte il mio fratello quando verrà a me per chiedermi perdono? E il Signore disse: non 7 volte, che se io penserei nei tuoi confronti di Pietro, e quindi di noi tutti, di perdonarti solo 7 volte, dopo 7 volte tu resteresti sotto il giudizio di Dio, senza risparmio, senza scampo alcuno, perché non essendo perdonati noi restiamo sotto il giudizio di Dio. E così o no, fratello? Amen. Sì. E il Signore disse: non 7 volte. Gloria a Gesù. Così limitato è il tuo cuore nel perdonare il prossimo. Dopo 7 volte dirai: ora con te non ci voglio più avere da fare. Tu sei per i fatti tuoi, io sono per i fatti miei. E diremo: fatte più in là il nostro fratello, perché possa riuscire a vedere, a sentire ciò che realmente ci separa l'uno dall'altro. Cosa ci separa l'uno dall'altro? Potrebbe essere anche un pensiero. Potrebbe essere un rancore nascosto, potrebbe essere un risentimento che si annida dentro di noi e nessuno vede. Mi capite? Gloria al Signore. Voi l'avete letta la storia di Giacobbe e Labano, è vero? Gloria a Gesù, quando sono venute ai ferri corti. Ma ecco che Labano in quella circostanza fu ispirato dal Signore, seppure era un volpone di quelli, che ce n'erano pochi in giro al suo tempo, perché avaro fino al collo, e sempre cercava avidamente di guardare solo i suoi interessi. Gloria al Signore! Ma stavolta questo monticchio di pietre ci sarà quale testimone davanti a Dio, quando non ci potremo vedere l'un l'altro. E il Signore riguardi, fratelli, perché mai si verifichi che i nostri cuori rimangano separati e lontani l'uno dall'altro. E in quella circostanza Giacobbe e Labano si lasciarono in pace da veri amici. Grazie. Vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Il Signore riguardi fra me e te quando non ci possiamo vedere l'un l'altro, perché Dio desidera fra noi un vero amore. Amen. Non un amore finto, come non deve esservi una fede finta. Capite, fratelli? No, ciò che si manifesta in noi, ciò che regna in noi, ciò che noi esprimiamo agli altri, deve essere sincerità assoluta. Grazie. Non possiamo fare il sorrisino al fratello mentre dentro di noi macchiniamo il male, oppure dentro di noi stiamo per quanto ci riguarda pensando di non avere più a che fare con quella persona. Noi dobbiamo essere come? Leali gli uni in verso gli altri.
Grazie. Perché è scritto: perdonatevi gli uni e gli altri. Alleluia, Gesù. Amatevi gli uni e gli altri. Pregate gli uni per gli altri. Umiliatevi gli uni agli altri. Gloria a Gesù. Dio sia ringraziato, fratelli. E Dio ci ha dato di subire, di sopportare, ma molte afflizioni, perché non abbiamo sempre riscontrato nel prossimo il medesimo sentimento, la medesima predisposizione, i medesimi pensieri. Mi capite, fratelli? Ma il Signore ci ha dato la forza di mettere sempre sopra che cosa? La coperta. Cos'è la coperta? È il manto della carità divina. Grazie, Signore. Perché è scritto che la carità coprirà moltitudini di peccati. E mentre tu coprirai il tuo fratello, la tua sorella, il Dio coprirà te. Mentre tu perdonerai il tuo prossimo, il Signore perdonerà te. Gloria a Gesù. A noi ci piace essere perdonati dal Signore, diciamo la verità. Non vi piace essere perdonati dal Signore? E il Signore, se non vi perdonerebbe, come ci restereste voi? Non certo cominceresti a danzare per dire che sono allegro, che il Signore non mi ha perdonato. Così direste, no, direste: oh, che mi sento deluso, confuso, abbattuto dentro di me, scoraggiato, demoralizzato. Non so come ora risolvere il dilemma della mia vita. Ma quando tu sei perdonato dal Signore, alleluia, come te ne esci dalla sua presenza? Gloria a Dio, che mi sento leggero, che gioia c'è nel mio cuore, che pace che Dio ha messo dentro di me, è la pace del suo perdono. Ti piace la parola di Dio? Sì, amen. Il suo integro contenuto, però, perché io ho imparato dal Signore, da molti uomini di Dio, la trasparenza. Mi ascoltate? La trasparenza. Trasparenza significa far trasparire agli altri quello che realmente siamo dentro. Gloria a Gesù. Non possiamo far vedere agli altri che siamo angeli discesi dal cielo, quando in realtà di angelico in noi ce n'è poco o niente. Gloria a Gesù. E non vogliamo fare come certuni che dentro la Chiesa sono le persone più squisite, le persone più amate, le persone più invidiabili di fra quelli che li conoscono solo nell'apparenza. Ma dentro, prima dentro qui, e poi dentro casa o in certi circoli da loro frequentati, cosa diventa? Chi sono veramente? Come si comportano essi? Qual è il loro vero carattere? Qual è la loro vera attitudine? Il loro comportamento? Li sto pizzicando? No. Questi pizzicotti sono necessari alla nostra carne, perché ci fanno bene, vero? Penso che qualche volta l'avete usato, qualche pizzicotto, ai vostri figli oppure i nostri genitori, altro che pizzicotto. I pizzicotti di mio padre pensavano non so quanti chili, quei pizzicotti. Capite, fratelli? Oggi si usa il pizzicotto. Si va dentro il bambino, si ci dà il pizzicotto, mi pare bravo! E quasi quasi si ci mettono piangenti vicino. Ma di quei tempi, fratelli, era tutto diverso. I nostri padri ci governavano solo con gli occhi, con gli occhi. Basta che ci guardavano, ci trasmettevano il messaggio per dire: tu già hai capito di cosa si tratta.
È buono Gesù, veramente. Voglia lo Spirito Santo agire in tal modo che noi possiamo sentire dentro di noi ciò che il Signore ci trasmette per nostra prosperità, per nostro avanzamento, per la nostra edificazione. Vogliamo dire grazie al Signore. Grazie, Gesù. Fratelli, quando Satana vi tenta nella carne, state attenti, perché di queste cose ne so parlare. Quando certe circostanze dal Signore preparate, il Signore permette che certi picchiettini nella nostra mente per farci vedere le cose completamente diverse, per indisporci verso la persona, verso il prossimo, verso anche un uomo di Dio, indisporci. E in quel momento Satana, col suo solito raggiro che usa bene, ti fa credere cose che il Signore non ha mai pensate, che il Signore non ha mai vedute in quella persona, né udite. Gloria a Gesù. Grazie a Gesù. Grazie. Dio sia ringraziato. Amen. Io ringrazio il Signore che pur vedendo, pur ascoltando e pur constatando di persona determinate azioni, espressioni o un determinato comportamento, e parlo di figli veri di Dio, e in quel momento nell'umano avremmo potuto pensare: ma il fratello Vincenzo così si comporta, è così che lui deve agire. Ma se io so che il fratello Vincenzo ha reagito in un certo qual modo e c'è una giusta ragione per la quale egli ha agito in un certo qual modo, io non giudicherò il fratello, ma lo giustificherò dentro il mio cuore. Mi capite, fratelli? Perché ogni albero si conosce dai suoi frutti, e se i frutti sono buoni vuol dire che l'albero è buono. Gloria a Gesù. È come vedere il Signore dentro il Tempio che prende la corticella e cosa fa? Gli suona a tutti con la corda e gli ribatte e li caccia fuori dal Tempio del Signore. Se l'uomo carnale pensasse, penserebbe questo e giudicherebbe secondo il proprio pensare e vedere, direbbe: ma il Signore così si doveva comportare? Era questo il suo vero carattere. Fratelli, voi sapete che il Signore verga e bastona ogni figlio che ama. Mi capite, fratelli? E la Scrittura dice che il zelo della tua casa mi rode. Capite? Perciò il Signore ha fatto quello che era giusto. Grazie. E io mi ricordo di uno dei tanti storici tempi che ha vissuto la nostra opera nella persona del nostro pastore fratello Nino. Fratelli, se non si sarebbe comportato ed agito e reagito in un certo qual modo di quell'opera, Satana ne avesse fatto sapete che cosa? Sapete che cosa? Un fondaco. Ma appunto perché il Signore ha dato a quell'opera un uomo che ha avuto il carattere di uomo ed ha agito in tal maniera con giustizia. E vi fu un tempo nel quale c'è personaggi si presentarono nella nostra opera che la sapevano secondo loro più lunga del Signore e che per loro la Bibbia non era più sufficiente, era necessario aggiungere un altro libro di una certa persona perché la Bibbia non era più sufficiente. Capite, fratelli? E allora quando l'uomo di Dio capì questo,
Un giorno questi vennero nella casa del Signore. L'uomo di Dio era uno e diventò mille, fratelli, perché il zelo della tua casa mi consuma, disse il Signore. Li prese come cerfoglie, capite? Cerfoglie secche a tutte e e li sbatte fuori dalla casa di Dio e disse loro: non vi permettete di mettere più piedi in questo santo luogo, perché a noi basta la parola di Dio ed è sufficiente per la salvezza e l'edificazione dell'intero corpo di Gesù Cristo. Io ho osservato tutte queste cose e sono stato testimone oculare. Questo è salito dai fondali dell'anima mia, perché so di dover rendere conto e ragione al Signore persino ogni parola oziosa che esce dalla nostra bocca. Grazie Gesù. Capite, fratelli? E io ringrazio il Signore di questo amore che ha messo nel mio cuore per la sua Chiesa, per i fratelli, e soprattutto senza che voi siate gelosi degli uomini di Dio. Siete gelosi? Io il fratello Peppino lo amavo, che Dio solo lo sa, Dio solo lo sa, e in parte lo sapeva pure lui, ma al 100% lo sa soltanto il Signore. Come io lo amavo più della mia vita, così dell'uomo di Dio che si trova a Palermo, più della mia vita, Dio lo sa le battaglie che ho sostenute faccia a faccia contro tutti i poteri demoniaci e contro certi individui che hanno danneggiato l'opera di Dio. Capite, fratelli? Li ho affrontati faccia a faccia per amore del Signore, dell'opera, ma anche dell'onore e del ministero dei servitori del Signore. Grazie Signore. Vogliamo ringraziare Gesù. Grazie Gesù. Vogliamo disporre i nostri cuori stasera. Grazie, Signore. Vogliamo avere pace gli uni con gli altri. Amen. Gloria a Gesù. Pace vera. Amen. Pace vera. Amore vero. Che Dio voglia crescere dentro di noi. Perché la misura ancora non è soddisfacente, ma il Signore vuole farlo. Amen. Gloria a Gesù. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Amen. Così stasera disponiamo i nostri cuori e così vogliamo partecipare a questa comunione d'amore per mezzo di Gesù nostro Signore. Amen. Chiudiamo gli occhi e pensiamo al Signore. Grazie nostro Padre per la parola che tu ci hai donata stasera, che tu ci dia la forza dello Spirito Santo per spingerci gli uni in verso gli altri attraverso l'amore, che è la conseguenza di una vera reale comunione che dobbiamo insieme avere gli uni con gli altri. Ti ringraziamo, Signore, poiché tu hai detto ai tuoi discepoli: da questo conoscerai il mondo che voi siete i miei discepoli, dall'amore che voi avrete gli uni per gli altri. Aiutaci, Padre, in questa lotta interiore, perché possiamo resistere ed altresì, Signore, reagire positivamente contro ogni parte d'obbligo che si è, o Signore, rivoltata contro i figli tuoi. Benedici grandemente questa piccola opera, falla tu prosperare, ingrandiscila in questa cittadina, lo Spirito Santo vi abiti notte e giorno, come tu abitasti con il tuo popolo Israele attraverso la colonna di nuvola e la colonna di fuoco. Grazie di cuore per esserci stato di grande aiuto in questa grande battaglia spirituale
c'ha la carne e lo spirito, poiché la carne è contro lo spirito e lo spirito è contro alla carne. Dacci la vittoria, e la vittoria noi l'avremo se disporremo i nostri cuori in questa direzione alla quale tu ci hai chiamati. Grazie Signore per questo momento, grazie di cuore Padre. La notte in cui Gesù fu tradito, prese il pane, ne rese grazie a Dio e lo ruppe, dicendo ai suoi discepoli: prendete di questo pane e mangiatene tutti, questo è il mio corpo che viene spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Grazie nostro Padre, perché nella partecipazione d'amore per mezzo di Cristo e il suo sacrificio per noi possiamo insieme godere di questa divina comunione. Grazie di cuore, perché ancora in questa sera ce ne fai partecipi. Nel nome di Gesù. Amen. Così dopo aver cenato, il Signore prese il calice col vino e disse ai suoi discepoli: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, è il sangue dello spargimento per ognuno di voi. Prendete e bevetene tutti e fate questo in memoria di me. Perciò ogni qualvolta che noi mangiamo questo pane e beviamo in questo calice, annunziamo la morte del Signore finché egli ritorna. Grazie Signore, perché ancora in questa sera tu lavi i nostri cuori e le nostre menti e le nostre vite col prezioso sangue che tu hai sparso per noi sulla croce del Calvario. Grazie per l'amore che ancora stasera tu ci manifesti per mezzo di questi sacri simboli, perché nessuno mai dimentichi ciò che tu hai fatto per noi. Ti ringraziamo per averci esauditi nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. Grazie a Dio. Così invito fratello Tommaso, fratello Ciro, fatevi avanti voi, fratello Ciro, perché possiate prendere la cena del Signore. Fratello, questa è la comunione del corpo del Signore nostro Gesù Cristo, spezzato per noi, per la nostra salvezza. State tutti in comunione col Signore e meditate, osservando da vicino la gloria dell'unigenito di Dio proceduto dal Padre per la nostra salvezza. Fratello, è la comunione del prezioso sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Fratello Vincenzo, vieni avanti. Fratello, è la comunione del prezioso sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Fratello, è la comunione del corpo del Signor nostro Gesù Cristo, rotto per la nostra salvezza. Gloria a Gesù, fratello. È la comunione del prezioso sangue del Signore nostro Gesù Cristo, versato per la nostra salvezza. Grazie Signore, grazie nostro Padre, perché tu benedici questi nostri fratelli e collaboratori
nell'opera di Dio, che tu li riempi del tuo spirito e li fai partecipi ogni giorno della tua volontà. E con loro, caro fratello Michele, e tutti quelli che in quest'opera man mano saranno spinti dall'amore a servirti con umiltà e fede, perché prosperino nelle vie del Signore e siano da Dio benedetti. Con loro benedici le loro proprie famiglie e ungili in modo opportuno ed onnipotente. Te lo chiediamo per grazia e nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto. Gloria al nome del Signore. Nel frattempo state in comunione con Gesù. Gloria a Dio. Dio sia ringraziato. Dio sia lodato. Alleluia. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo. Padre adorato, Salvatore nostro, tu sei il Signore. Noi siamo il tuo popolo, la greggia che tu conduci. Padre, continua a glorificare il nome tuo sopra la tua greggia, perché tu l'abbia a custodire vigilando sopra ciascuna pecora che fa parte di questo vile. Oh Signore, ti preghiamo che tu benedici e ristori e fai prosperare tutti quelli che di cuor puro invocano e invocheranno il nome del Signore. Vogliamo lodare Gesù, ringraziarlo in spirito per quello che Gesù ha fatto per noi. E vogliamo partecipare a questa comunione d'amore perché insieme possiamo servire il Signore. Gloria a Dio. Lodiamo il Signore, ringraziamo il Signore, perché Egli è la nostra salvezza ed è il nostro liberatore. A Lui diamo la lode, la gloria, l'onore, il ringraziamento per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Volevo ricordare ai presenti che solitamente solo quelli che già hanno fatto il patto col Signore possono partecipare ai sacri simboli, tranne che non sia lo Spirito Santo a volervi far partecipi di questa comunione, perché già hanno sperimentata la nuova nascita per mezzo di Gesù Cristo e che sono pronti a scendere nelle acque battesimali. Oltre a questa condizione, ricordiamoci che coloro che partecipano alla cena del Signore dovranno godere di una vera pace verso Dio e il proprio fratello. Gloria al Signore, così verso il prossimo dobbiamo godere una perfetta pace, non una mezza pace, ma una perfetta e completa pace, perché nessuno sia responsabile davanti a Dio del sangue innocente del Signore, e che nessuno se ne renda colpevole. Perciò è scritto: ognuno deve saper, e questo in esclusiva, deve saper coscienziosamente davanti a Dio riconoscere se stesso, la propria posizione e la propria condizione spirituale, e provare noi stessi. Vogliamo dare gloria a Gesù? Alleluia al Signore! Lo vogliamo ringraziare stasera, vogliamo dare gloria al suo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, praise the Lord, grazie, 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 grazie per la tua fedeltà.
e per lo tuo immenso amore, nel nome di Gesù. Ok, grazie Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Lodato, 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 lodato Gesù. Grazie. Lodato, lodato, lodato. Sometime Jesus Christ. Oh, ti lodiamo Gesù. Ti lodiamo, sentiamo la tua presenza Gesù. E qui lo Spirito Santo vuole toccare i nostri cuori, alleluia. Vuole liberare le nostre menti. Aiutarci, 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 aiutarci. A dare solo luogo allo Spirito Santo. Oh, presenza alleluia, benedici, benedici, benedici fratello Vincenzo, la sorella Maria, benedici il fratello Ciro, la sorella Antonietta, benedici il fratello Michele, alleluia Signore, benedici Pina e Marco, benedici l'amato fratello Antonio Beretta, oh la mano del Signore sia sopra l'anima sua, benedici il fratello Michele Di Maio, la sua famiglia è davanti a te, oh Signore, grazie ti chiedo per la sorella Nunzia, la mano del Signore sia sopra il resto dei nostri fratelli Tonino, alleluia, che non abbiamo visto stasera, la sorella Anna Cirillo, la sorella Nina, oh, li mettiamo davanti alla tua presenza, compi l'opera tua e glorifica il nome tuo. Grazie per il fratello Tommaso, la sorella Nunzia, la piccola Emi, grazie per tutti coloro che sono qui alla tua presenza, grazie ancora per questa cara e preziosa ed amata sorella che riteniamo come tale se già lo fosse per la fede Alina dell'Ucraina. Vuoi tu benedirla, che ella possa conoscere il Signore. Oh, alleluia! E che il suo cuore sia ripieno della tua presenza. Grazie, 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 grazie per ciascuno di noi. Nel nome di Gesù. La tua pace sia bene, ti
Dobbiamo scegliere durante l'anno il nostro appuntamento regolare col Signore. Egli vi aspetta lì allo stesso posto, perché voi andiate e lo cerchiate, e se lo cercherete con tutto il cuore voi lo troverete. Io sto pregando il Signore che